palla mia, vado. Vai. Paratona. Spara un pippolo. No, dai, si salva. Uno a zero. 1-0 facile. Partita densissima, intensissima. Uno, questo era dentro. L'impallino della vita. E dai, e dai. Hanno fatto un bel tiro di rovescio. E dai. Quasi otto gol qui. Via un piccolino. Io voli. Pulito, esecuzione pulita. Vabbè. Io provo a colpire col piccolino negli occhi l'avversario. No? Gli occhiali. Tutti i migliori giocatori di classe hanno gli occhiali. Devo evitare che i piccolini accerchino. Adesso è solo gol. Come me l'ero giocata! Palo. Io ti farò a modo di io doppia sponda. Quasi, è un po' piano. Fate due gol. Il dritto non va. Mi sente bene sul dritto per dritto. Con i pali. No. Yes! No. Allora, anche questo, se perdi il controllo del token e viene di qua, è punto. Questo è un errore quasi da principianti. 5-3. E un pippolicchio. Non sei così cattivo, il pippolino. Nola! Pari, piccolini, fuori, ce la giochiamo, da veri uomini. Sei staccato! Dai! Puoi metterlo lì. Scelgo questo lato. Non so se sei qui. Vado. Dai. Anche questo è punto se il tuo controller va nel buco. Ed è 6-3. Trigioli negozianti. Boom. E ragazzi belli, questo era Clask. Che beh, gioco. Sì. Sì. Un biliardino per due. È un biliardino per due portatile perché sta tutto dentro questa scatola. Oh, avete visto anche la partita, ma come gira poi, no? Bello, è gira rapido. Anche rapido, ma anche a me quello che ha colpito la primissima volta che giocai a Clask furono i materiali, no? Cioè, perché funziona proprio bene. Questa questione, vedete, poi c'è il magnete, no? Noi controlliamo il nostro calciatore, il tecnico. Tramite magneti fortissimi, no? Sono forti, cioè non lo perdi. Non lo perdi, sono delle bombe e le regole spieghiamo un attimo, le avete capito? Quattro modi per fare gol, vai, diceli. La pallina nel buchetto e questo delle stagi. Facile. Secondo, se tu finisci dentro il tuo buco, il tuo gol, è gol per l'altro, sono due. Se perdi, come è successo nella partita, il controllo qua sotto c'è a metà, chiaramente c'è un divisore, io non posso andare con la mano più in là. Se però troppa irruenza lo perdo, va di qua. Terzo il sistema in cui puoi fare punto. L'ultimo sistema sono i piulicchi. I piulicchi sono magnetici anche questi. Se ne attaccano due sul tuo omino, niente, cosa per l'altro. Tra l'altro bellissima questa meccanica dei piulicchi, no? Perché avete visto, non è facile fare gol perché non puoi tirare le cannonate, perché sennò la pallina scivola via. E quindi devi giocare. La difesa è abbastanza facile, lo diciamo. Sì. Cioè, diciamo, devi inventarti le belle traiettorie per fare punto. E questa cosa dei pirulicchi spesso crea situazioni di difficoltà, no? Cioè il pirulicchio e la palla lì, quindi questo rende a me queste traiettorie un po' più facili da attaccare anche per fare gol. Molto elegante anche questa idea
dei magnetini. Poi sono danesi quelli che l'hanno creato. Quindi sì, sono... gioco danese, sono danesi. Campionati mondiali. Ho un aneddoto. So che sono danesi o finlandesi, non ricordo se sono. Cioè, lui è danese, il ragazzo che fa i tavolini. Mi sa che il gioco è stato inventato da dei fratelli finlandesi. Uno dei quali, qualche anno fa, è entrato al vecchio Jolly Troll, no, quindi nel mio negozio. E io l'ho scoperto figo. Dopo, perché lui è entrato, ha visto che c'era Clask apparecchiato sul tavolo, era uno dei periodi che eravamo in scimmia totale, facevamo anche i tornei, è arrivato impazzito, ha fatto foto, ha ringraziato e se n'è andato. Mi ha chiamato il giorno dopo l'editore italiano Olifante, Gianfranco di Olifante, e mi fa: Marco, ma sai che mi hai fatto fare una figura bellissima? Perché c'era l'inventore di Clask a Lucca, è passato al negozio e ha visto Clask apparecchiato. Ah, è bellissimo, sì, bellissimo. Sì, 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 sì. Ci sono tantissime versioni, perché io ho visto la versione gigante. Allora, sì, è vero. Questo è il gioco originale, Clask, classico. L'hanno fatto tondo, l'hanno fatto gigante per essere giocato anche in multiplayer. Poi lui è un pazzo, è seguitelo sui social, appunto quello che il falegname danese che li produce è un pazzo assoluto, ve li personalizza, cioè fa cose assurde, cioè potete anche fare, capito, il tabellone dell'Italia, sotto col budi, col budino, sarebbe bellissimo. E quindi sub goal, spettacolo. Però gioco grandioso, veramente. Grandioso, ragazzi, perfetto per due. Poi io in questo periodo siamo chiusi in casa, magari siete in due, è gioco perfetto, sì, davvero adatto. E soprattutto, no, anche per i più scettici dei giochi da tavolo, quelli che mi dicono sempre: no, ma io giochi da tavolo, c'è troppo da pensare, c'è troppe regole da leggere. E dico: ragazzi, qui non c'è niente, questo è praticamente il biliardino. Anche questo tipo di giochi fa parte del mondo dei giochi da tavolo. Quindi sfatiamo questo mito. Bene, ragazzi, per questo video direi che è tutto. Spero che vi sia piaciuto il buon Clask. E non so se avete notato la qualità, la new qualità di questi video. Vedete come siamo fluidi? Sì, sì. Finalmente. Nuova telecamera, vi siete gustati il 6 a 3 per i giorni negozianti. Sì, e il termosifone in HD. Esatto, in 4K. Mica male. Ragazzi, per questo video è tutto. Al prossimo video. Grazie, ciao ciao.